Tornano in azione i volontari delle frazioni che questa mattina hanno dedicato una giornata alla raccolta dei rifiuti triturati lungo le strade. Focus della mattinata, la rotonda antistante il locale commerciale Il Globo a Sulmona. Troviamo come al solito a vedere questo scempio di rifiuti macinati. Non è che ci vuole molto a capire che si devono raccogliere prima di essere triturati con il tagliaerba, non ci vuole molto. Noi abbiamo sollevato questo problema già da tanto tempo. Purtroppo si continua a lavorare proprio nel totale menefreghismo nei confronti di questo problema, che è un problema di tutti, di tutte le persone, pure le persone che passano qui a spasso con la bicicletta, che si girano. Mangiamo le microplastiche, queste sono microplastiche prodotte deliberatamente e consapevolmente da chi commissiona questi lavori. Quindi noi siamo stufi, adesso siamo stufi, perché questa è una battaglia persa. Noi non ce la facciamo, ripeto, questi quattro volontari proprio valorosi, insieme pure ai volontari di Sulmona che siamo impegnati su questo fronte, ma siamo stufi perché si continua a lavorare in questo modo, si fa finta di non conoscere il problema. Basta, dobbiamo dire basta, perché questa per noi è una battaglia persa, noi non possiamo andare avanti così. È un problema di tutti che producono le microplastiche, che se ne parla tantissimo, cioè è noto, un problema noto della loro gravità e della loro quantità che ci fanno mangiare ogni giorno, e si continua in questo modo. E noi cerchiamo di sensibilizzare un po' tutti con il nostro intervento, perché noi da soli così è come togliere una goccia dal mare. E poi vorrei suggerire che ci vuole poco a evitare questo scempio, perché io a volte vedo un trattore, un tagliaerbe e quattro persone avanti e quattro dietro che vanno a spasso. Allora, tutti vestiti come noi, così, queste persone, certamente magari l'ente che gli commissiona l'incarico gli deve dare qualcosa in più, ma queste persone invece di andare avanti al trattore o dietro senza fare nulla, anticipano un po' e raccolgono le bottiglie di plastica, quello che c'è, anziché farle triturare dal trattore che arriva dopo, insomma è tutto qua. Comunque noi vogliamo cercare di sensibilizzare un po' tutti per evitare questo scempio. Io dico che innanzitutto la filiera dovrebbe essere interrotta, ma è un lavoro talmente grande, da chi vende queste plastiche, e ridurre per esempio con i prodotti, ridurre tantissimo con i sacchetti che magari si portano riutilizzabili da casa, eccetera, perché noi notiamo che parecchie cose sono tutti avanzi di impacchettamenti di prodotti anche alimentari, eccetera. Oh, e poi la gente un po' più educata, che c'è un abbandono di rifiuti impressionante. Creare anche dei cassonetti, dei cassonetti di riciclo della plastica, eccetera. E cercare di inventare un macchinario che prima del taglio dell'erba riesca a estirpare questa plastica, altrimenti questa plastica diventa nociva per qualsiasi tipo di animale, che, e anche per l'erba stessa, per noi stessi, per l'aria. Noi la espiriamo, la mangiamo pure, micro sostanze, eccetera. E per il resto i volontari sono, diciamo, una grande risorsa per ogni città, per ogni paese e territorio. Comunque le amministrazioni tutte dovrebbero dare più peso al lavoro dei volontari, dei noi volontari, perché io credo che le amministrazioni si cullano un po' troppo sul lavoro che noi facciamo. Sono 10 anni più che noi portiamo avanti questa battaglia, raccolta rifiuti, plastiche, eccetera. Però fino ad oggi nessuno ha mai dato peso a questa situazione, non si è mai intervenuto. Io credo che questo è il momento che si debba intervenire, che tutti quanti prendano coscienza di quello che sta accadendo qui, e quindi bisogna fare un intervento serio.